pace al mio cuore. Sei tu che devi perdonare me. E anche se non mi perdoni, per tutta la vita rimarrai sempre una ferita aperta nella mia anima. Sappi che sarà sempre così. Perché sono venuta per abbracciarti, Mitya. Per dirti che ti amo. L'amore è finito, ma quei giorni passati insieme mi sono così vicini che mi fanno ancora soffrire. E sappi che sarà sempre così. Ma ora solo per un minuto soltanto, facciamo che sia come deve essere. Tu ami un'altra donna, io amo un altro uomo, ma ci ameremo in eterno. Lo sai anche tu, vero? Mi senti? Amami, devi amarmi per tutta la vita. Io ti amo, Caterina, ti amo, ti amerò per sempre, in eterno. Ma tu devi vivere adesso. Tu credi che io abbia ucciso? Lo so che adesso non ci credi, ma quando hai testimoniato, ci credevi? No, non ci ho mai creduto. Ma ti odiavo, e mentre parlavo sì ci credevo, ma appena finito improvvisamente non più. Lasciami andare. Adesso devo andare via. Tornerò ancora. Ma ora devo andare. Torno. Perdonatemi. Siamo cattive, mia cara, tutte e due. Come possiamo perdonarci? Tu salvami. E allora pregherò per te finché vivo. Non vuoi perdonarla? Te lo salverò, tranquilla. Ma lei ti ha perdonato. Perché rifiuta il suo perdono? Ha parlato il suo orgoglio, non il suo cuore. Ma se ti salverà, allora le perdonerò. Vai, Osha! Corrile dietro! Dille quello che vuoi, ma non lasciare che vada via così! Va bene! Caterina! Caterina! Davanti a quella non mi posso punire così! Non mi hai perdonato, le voglio bene per questo! Noi non pensavamo che sarebbe arrivata! Doveva andare così! Devo andare via! Se avete bisogno di qualcosa, chiamatemi! Chiamatemi! Yoshi, adesso ditemi, il vostro fratello è innocente o colpevole, io crederò soltanto a quello che dite voi. Mitya è innocente. Allora morirà vittima e martire della verità, ma che cosa dite, Liz? No, è che anche me piacerebbe sacrificarmi per la verità. Ma vi rendete conto dell'infamia che l'ha colpito? Sì. E voi che cosa farete? Dimitri andrà in Siberia. Ivan non so se sopravviverà. E io? E voi? Io